Vedo in collegamento con noi Pierpaolo Scandurra, direttore della Certificate Journal, che è la rivista più importante in Italia per quanto riguarda il mondo dei certificate, la più blasonata. E, ecco, diciamo, ha delle interessantissime iniziative di cui parlarci. Pierpaolo, ci senti? Mi sento benissimo, voi mi sentite? Noi ti sentiamo benissimo, spero che tu riesca a sentire me. Sì, anche se ti sento un po' provato, effettivamente. Lo sono, Pierpaolo. Ascolta, allora, stavamo dicendo interessantissime novità in casa, Scandurra, chiamiamola così, permettimi il termine, legata al mondo proprio dei certificate. Cosa ci puoi dire al Sì, beh, riguardo? diciamo. Beh, quest'anno è iniziato, come tutti sappiamo, in maniera abbastanza difficile per chi fa investimenti, per chi segue gli investimenti anche tramite i certificati. Devo dire che ho scoperto la sorpresa di alcuni che pensavano di poter essere un po' al riparo, dai ribassi di mercato utilizzando certificati con barriere anche sufficientemente lontane. La violenza di questo ribasso di inizio anno invece ha dimostrato che purtroppo non si può essere tranquilli in nessuna situazione, anche con barriere come quelle che Nevia poco fa ci ha fatto vedere, e di conseguenza abbiamo deciso di lanciare proprio in concomitanza con questo inizio anno un servizio particolarmente utile, ritengo, per i nostri lettori, per gli ascoltatori anche di Borsa in Diretta TV, ma insomma per tutti coloro che investono in certificates. Noi, come certificati e derivati, e in particolare attraverso anche il CertLab e il Certificate Journal, è ormai un anno che gestiamo un servizio di asset allocation e monitoraggio di certificati in un'ottica di gestione di portafoglio. E quindi, con l'emittente dell'anno, abbiamo ritenuto opportuno, superfluo ricordare che sia BNP Paribas, ma con l'emittente dell'anno abbiamo ritenuto opportuno provare a lanciare due nuovi portafogli che quindi sono praticamente nati proprio in queste ore, hanno visto la nascita poco più di qualche giorno fa, e sono due portafogli di investimento costituiti da certificati, solamente da certificati, il che vuol dire che chiaramente ciascun investitore poi deciderà di allocare questo portafoglio di certificati nell'ambito del proprio patrimonio più vasto, anche perché mi preme ricordare che i certificati di investimento sono uno straordinario prodotto di investimento, ma complementare con tanti altri che in un'ottica di asset allocation di ben diversificata ci devono essere. Ecco, quindi questi portafogli hanno due caratteristiche, sono di due tipi: prudente e dinamico, e si distinguono essenzialmente per il grado di rischio che portano a sopportare e per l'obiettivo di rendimento che si pongono su base annua. Quindi è una Pierpaolo, novità. Sì, Riccardo, dimmi. i certificate sono uno strumento che negli ultimi anni sono sempre più usati anche da una categoria molto cara ai risparmiatori, quella dei promotori finanziari, consulenti finanziari, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, da quanto mi sembra aver capito, questi modelli portafoglio, a seconda ovviamente del livello di rischio, dinamico, prudente, eccetera, eccetera, potrebbero essere utilizzati proprio all'interno di un asset allocation in termini di diversificazione anche da parte di promotori finanziari. In questo senso, rivolgendosi magari ad investitori che hanno un'operatività meno dinamica del trader, questo almeno per definizione, poi bisogna vedere anche nelle diverse fasi storiche, ecco, a quante operazioni pensate di avere? Quanti segnali potrebbero venirsi a generare con questi portafogli? Ma guarda, sul portafoglio prudente, che è quello che ha un target di rendimento di circa un 4%, noi con un mercato tendenzialmente con una volatilità più o meno nella norma, quindi certamente non questa di gennaio, contiamo di non fare più di 5 o 6 operazioni nel corso dell'anno. Questo perché i certificati si pongono come obiettivo proprio quello di essere degli ottimi prodotti da portare in prossimità della scadenza e che funzionano per quello che sono stati creati. Quindi, se il mercato non ci costringe a movimentare il portafoglio, sul prudente possiamo pensare che insomma sia un'operatività particolarmente tranquilla che costringe
che non costringe quindi a dover stare davanti al monitor tutti i giorni. E quindi, proprio come dicevi tu, anche come categoria, quella dei promotori finanziari o dei consulenti indipendenti, può essere sicuramente una categoria interessata a questo genere di servizio, proprio perché noi forniamo l'asset allocation iniziale e la gestione per tutta la durata del portafoglio. Il target Naturalmente, di noi rendimento vi siete dati? sul prudente abbiamo un target di rendimento del 4%, che comunque si sposa con una protezione al ribasso fino a un 35% circa, il che vuol dire che se l'Eurostoxx 50, che è il nostro benchmark di riferimento, non perde più del 35%, il portafoglio non genera assolutamente perdite, anzi continua anche a guadagnare. Oltre il 35% si inizia a perdere qualcosa, ma è comunque una perdita limitata rispetto a quella del benchmark. Sul dinamico invece abbiamo dei target differenti. Qui ci rivolgiamo più a chi ha necessità o di recuperare posizioni in perdita o perché proprio per indole non si accontenta del 4% e quindi abbiamo un target del 10%. Naturalmente se il mercato ci aiuterà potremmo anche riuscire a far di più, così come naturalmente se invece dovesse essere un mercato ancora molto volatile e tendenzialmente negativo, probabilmente non toccheremo la doppia cifra. Però la cosa importante è che anche questo portafoglio protegge fino a circa un 30% di ribasso del mercato da adesso. Volevo, se mi consenti, solo una considerazione. Io proprio per mia indole tendo a non considerare, soprattutto in mercati molto volatili, le barriere continue. E anche questi portafogli, che sono, ripeto, fatti esclusivamente con certificati emessi da BNP Paribas, hanno prevalentemente barriere valide solamente a scadenza. E quindi siamo riusciti a ricavare rendimento da molte strutture ATHENA, quindi quelle con opzione di rimborso anticipato, anche con cedole a volte garantite, che BNP Paribas riesce ad emettere con efficienza sul mercato. In più abbiamo anche una copertura sul portafoglio, copertura che andremo ad effettuare o con certificati reverse o con mini future, quindi con dei mini short sull'indice in quota naturalmente parte, sfruttando una minima leva che ci consente quindi di difenderci dai momenti di ribasso del mercato. Ascolta Pierpaolo, un'altra cosa, la puntata odierna è dedicata alle banche italiane. Dopo di te avremo il piacere di avere in collegamento con noi Marco Tosoni, con lui andremo a vedere anche la struttura tecnica delle banche, degli istituti di credito del nostro paese. Ecco, ti ho chiesto, visto che sapevo che saresti stato ospite oggi, di selezionare magari qualche certificate che secondo te ha un giusto e interessante rapporto di rischio-rendimento. In certificate ovviamente che hanno come sottostanti titoli degli istituti di credito italiano. Ecco, magari se riusciamo a vederne un paio di questi strumenti, facciamo un servizio utile anche per i nostri ascoltatori. Sì, certamente. Guarda, io intanto ti posso dire che uno di questi lo possiamo svelare, è parte dell'asset allocation del portafoglio dinamico, perché comunque nei nostri portafogli l'asset allocation iniziale si basa su una selezione di circa 15 certificati sull'universo di certificati di BNP Paribas. Naturalmente, a seconda delle condizioni di mercato, varierà nel tempo. E in questa asset allocation iniziale c'è un bonus cap, quindi a barriera continua, è uno dei pochi certificati a barriera continua che abbiamo selezionato. È su Intesa San Paolo, la scadenza è dicembre 2016, il 16 dicembre 2016, e ci interessa e lo abbiamo selezionato perché innanzitutto riteniamo Intesa ancora il migliore istituto bancario a livello nazionale anche per Tier One e In per quelle che Europa sono proprio tutte per Quartier One. le. Ecco, e diciamo anche d'Europa mi conforti su questa valutazione. Quindi abbiamo motivi di interesse per questo certificato perché la durata è limitata al 2016, anno sicuramente difficile per tutte quelle questioni legate alle bad bank piuttosto che l'introduzione del bail-in, ma il livello che ci interessa è 1,57, ovvero la barriera di questo certificato. Ora, Intesa sta girando adesso sui 2,56 euro, quindi ha comunque un margine importante prima di andare a toccare questo 1,57 euro della barriera. Pertanto, in un'ottica anche di gestione di portafoglio dinamica, il certificato ci interessa perché quota circa 112
e ha un bonus di 122, quindi abbiamo un obiettivo di rendimento di circa il 9% da portare da qui a dicembre, che si sposa perfettamente con quello che è il nostro target di portafoglio. Quindi questo è un certificato per chi vuole comunque legarsi al settore bancario, ma rimanendo su un asset, comunque su Ci un'azienda potresti ripetere particolarmente l'ISIN solida. per cortesia, Pierpaolo? Sì, guarda, allora è NL001 07 30 032. Bonus cap su Intesa San Paolo, barriera 1 57 32. Perfetto, che così anche gli amici a casa magari riescono ad andare di loro sponte su prodottidiborsa.com mettendo il codice facilmente riescono appunto a trovare il prodotto in questione. Stiamo vedendo anche proprio a casa il sito di borse, di prodottidiborsa.com e la possibilità di selezionare sia tramite ISIN sia tramite sottostante il prodotto in questione. Pierpaolo, Ecco, questo è. peraltro, Sì, hai altri perché. strumenti interessanti in termini di rischio e rendimento che hanno come sottostanti titoli bancari? Allora, guarda, abbiamo almeno altre due soluzioni. Diciamo che te ne accenno una molto velocemente, che è un certificato Athena, un Athena Certificates, quindi quelli che ricordiamo hanno la barriera valida solamente alla scadenza e le date di rilevazione intermedie. Questo come sottostante alla Banca Popolare di Milano, anche in questo caso abbiamo fatto una scelta, una selezione per la solidità della banca, riteniamo che comunque tra tutte le popolari sia quella messa meglio e quindi anche in prospettiva. In questo caso abbiamo una barriera a 0,65 e 9, quindi 0,65 e 9, scadenza marzo 2018. E per questo certificato ci interessa il coupon su base annua con effetto memoria che è del 15,50%, cioè vuol dire che è sufficiente che in ciascuna, in almeno una delle date intermedie che portano alla scadenza di marzo 2018, la Popolare di Milano si trovi al di sopra dello strike per ricevere il coupon del 15,50% o la somma dei coupon. Se questo non dovesse accadere e si dovesse arrivare alla scadenza naturale, a questo punto andremo a guardare alla barriera che, come dicevo, è 65,9, quindi una barriera comunque più bassa rispetto ai valori attuali. Anche questo ci interessa perché quota sotto la pari, attualmente è a 88 euro circa, quindi c'è possibilità di fare comunque un investimento puntando sulla capacità della Popolare di Milano di non perdere terreno. Mentre ti concludo velocemente con un'Atena sull'Eurostoxx Banks. Quindi ci guardiamo più a livello europeo, quindi non ci fermiamo sui titoli italiani, quindi guardiamo a livello europeo cosa succede. In questo caso il certificato è veramente molto interessante perché ricordiamo che l'Eurostoxx Banks, che è l'indice delle banche europee, solo pochi mesi fa era circa 150 punti. Quindi attualmente è a 106, quindi è corretto in maniera importante di circa un 35%, accodandosi a quelle che sono state le performance dei singoli istituti. E quindi in questo caso abbiamo 106 come valore attuale, ma una barriera per questo certificato che è a 81 punti, cioè vuol dire abbiamo ancora un 20% abbondante, 25% di difesa per questo certificato, che Stai scade in parlando, area stai 91. parlando del certificate, ti dico il codice ISIN per avere conferma, NL00115512207. Perfetto, sei un ottimo segugio. E quindi esattamente questo. Vedi, la scadenza in questo caso è un po' più lontana perché la scadenza naturale è gennaio 2020, si può vedere, però ogni anno a gennaio si farà una fotografia del valore di chiusura dell'indice. Se l'indice sarà almeno allo strike, che è 116 punti, ora siamo a 106, quindi in realtà sarebbe sufficiente un recupero dell'indice di poco meno del 10% per far sì che si ottenga il rimborso anticipato del capitale più il coupon del 10,50% su base annua. Con un Quindi capisci? investimento però attuale di 90, quindi vi è anche quella, Esattamente. diciamo, il rendimento evidentemente aumenta. Pierpaolo, Infatti la ultimissima considerazione. domanda, per avere Sì. indicazioni sui portafogli,
che stai lavorando tu con il tuo team di lavoro, cosa si può fare? Allora, per quanto riguarda i portafogli, è sufficiente visitare il sito certificatiederivati.it, quindi andare sul nostro sito dove c'è una sezione, al centro della pagina c'è una sezione dedicata ai portafogli e all'interno si trovano tutti i dettagli e tutte le informazioni relative ai portafogli che già gestiamo e soprattutto a questi due nuovi portafogli che proprio da oggi, quindi con il lancio dell'asset allocation a partire da oggi, sono quindi sottoscrivibili. Sottoscrivibili cosa vuol dire? Che c'è una minima fee che noi richiediamo per l'asset allocation iniziale e per la gestione per tutta la durata del portafoglio. Quindi immaginati che indipendentemente dal capitale impegnato, indipendentemente dalle performance, c'è veramente una fee minima che, per partecipare, diciamo, per sottoscrivere il portafoglio, dopodiché si viene seguiti per tutta la durata. Quindi è una gestione a carico nostro, naturalmente, noi seguiamo i segnali. Poi sarà naturalmente il sottoscrittore a fare tutte le operatività in conto proprio, questo è naturale, però ecco, è sufficiente andare sul sito certificatiderivati.it, c'è una casella email per eventuali domande da porre e poi noi ci vedremo, immagino a questo punto, anche più spesso per fare il punto della situazione di questi portafogli. Ci saranno aggiornamenti sia sul nostro sito, sia sul sito di BNP Paribas a partire dai prossimi, prossimamente, e anche sul Certificate Journal dove naturalmente faremo un aggiornamento di questi portafogli con relativo commento. Quindi è un'iniziativa nuova, non esiste sul mercato una cosa del genere, è particolarmente interessante perché ritengo aiuta anche chi già conosce i certificati a muoversi in questo particolare momento di mercato. Ho scoperto persone che finché il mercato andava bene, naturalmente erano più che soddisfatte. Ora che il mercato ha iniziato a scendere o a muoversi violentemente, ci si rende conto che anche il certificato ha delle sue particolarità o comunque delle cautele da adottare. E quindi noi cercheremo di farci da specialista a fianco agli investitori proprio per questo motivo. Grazie mille Pierpaolo. Allora, appuntamento nel corso delle prossime puntate di Borsa in Diretta TV per gli aggiornamenti su questo nuovo servizio offerto da Certificati e Derivati. Grazie mille Pierpaolo. Grazie a te, un saluto a Neri e a tutti gli ascoltatori.